In auto avevano un vero e proprio arsenale di oggetti atti allo scasso. In due sono stati così denunciati, mentre per un terzo sono scattate le manette. I tre sono stati fermati dalla polstrada di Battifolle a bordo di un Audi Q5 lungo l'autosole durante un normale controllo. Alla vista dei poliziotti, uno dei tre, che si trovava sul sedile posteriore, ha cercato di rannicchiarsi dietro gli schienali nel tentativo di nascondersi. Gli agenti hanno così proceduto al controllo e si sono accorti che l'uomo aveva con sé una carta d'identità lituana risultata poi falsa. Dalla perquisizione veicolare è saltata fuori una borsa di tela contenente un set completo di attrezzi solitamente utilizzati per forzare le serrature di automobili ed abitazioni e due targhe Ukraine risultate anch'esse false. I due stranieri di 44 e 38 anni sono stati quindi denunciati per il possesso ingiustificato di attrezzi, mentre per il misterioso cittadino lituano sono scattate le manette.